Ciao ragazzi e bentornati sul Golia Channel. Dopo queste feste vi voglio fare un filmato sulla pesca a mosca e guardate chi vi porto oggi. Ciao! Willy in Alesso. Ah sì. E vi farà vedere tre mosche basi, semplici da costruire, ma molto efficaci. Qui al Golia. Allora, ho fatto un montaggio di una costruzione di tre mosche abbastanza semplici, dato che mi chiedete in tanti privatamente su Facebook. Allora, uno streamer, un'imitazione a un ovetto e una sommersa. Queste tre mosche qui, molto semplici da fare, vi coprono abbastanza varie situazioni di pesca. Non dico di utilizzare di più una rispetto a un'altra, ma cambiarle sempre in base alle situazioni che vi trovate davanti, perché a volte magari può andare di più lo streamer, a volte può andare di più l'imitazione del pellet, a volte può andare di più l'imitazione della sommersa, quindi bisogna cambiare a seconda delle esigenze. E sono molto semplici da fare queste qui. Intanto abbiamo deciso di fare vedere cose semplici, basilari, che magari potete fare, che può fare chiunque, anche un pescatore che ha le prime armi, che si approccia adesso alla pesca a mosca. Perfetto, andiamo a costruirgliele. Sì, andiamo a costruirle. Vai, tanto dopo. Fammi la luce. Ce la faccio io. Dai, che dopo andiamo a pescare, perché sono ma che pescare? Perché no? Aspetta, dobbiamo fare ancora le due moschine, cioè faccio una mosca. Ah, aspetta, allora. Perché? Allora, ne faccio pubblicità anche a chi che vende. Sì, AliExpress. Eh no, è un marchio. Ah, mi è? Ok. Bravo, sì, ok. Allora, ecco qui. Stai basso. Così. Così vedono. Ok, uso questo che è più corto. Bisogna tagliare metà pelo solo dalla parte centrale alla parte iniziale, lasciare la codina lunga. Così abbiamo tolto un po' di volume e gli abbiamo dato il giusto volume, diciamo, e rimane comunque sinuosa. Sì, perché sennò diventa bella. Tutto un blocco bella. Gonfio e poco attrattivo anche. Qua teniamo un centimetro e mezzo più o meno, un centimetro, così se mangiano corto comunque riusciamo a prenderle. Fissiamo.
questo qua. Ah, aspetta, facciamo un nodo. Uno, due. Si fa il corpo praticamente. Sì. Avete capito, bambini, come fare i moschetti? Adesso tagliamo qua. Ok. Bravissimo. E adesso ci mettiamo un po' di flash, va bene? Ok, prendiamo questo bel materiale nero con dei flash verdi, dato che la mosca è nera e verde. La giriamo un po', non troppo, intorno al filo di montaggio e giriamo. Ok, una volta girato con un ago apriamo un po' i flash in modo che si distendano lungo il corpo, e qua non bisogna metterli tanti, ma giusto un po' per creare quel luccichio. Fissiamo bene anche un po' in mezzo qua, fissiamo bene, modo di chiusura. Fagliela girare così vedono. E la moschetta è fatta, vedete? Questo qua dopo si bagna, diventa bello morbido, questo fa il suo movimento, dopo c'è un po' di flash. Bello. E il gioco è fatto. Mettiamo qua. Allora, adesso sto utilizzando un amo dell'8 per visione, però andrebbe meglio un amo dal 12 al 16 e anche barra 18 alcune volte. Ok, allora prendiamo un qualsiasi materiale. Io adoro. Non c'è un coso marrone? Aspetta. Ok, allora facciamo così. Queste qua sono semplicissime. Sì. Queste qua lanci praticamente in acqua, le fai andare leggermente sotto, quindi aspetti un po' di secondi che va sotto e le recuperi che ti stanno a pelo d'acqua, cioè le fai un recupero abbastanza veloce, le trotte da sotto vanno a prendersela. Ma matassina, colpetti? A colpetti. Okay. Velocemente devi recuperarla, però nei periodi caldi quando sono un po' più alte, oppure anche le fari o quando non le vedi comunque in acqua bassa, o meglio vengono da sotto, vengono a prendere. Okay. Su. Allora si può usare anche questo materiale che va bene, facciamo il solito discorso di prima qua, così si può usare anche Eccol eccetera, però io di solito uso questo perché è più grezzo, è più
È meno denso, diciamo, Vuoi più... fare spessore lì? Sì, però Ok. so fare spessore un corpo. Ok. Man mano lo pettino, così. Ok, bene, dopo lo modelliamo qua. È bello sto colore qua, funziona bene un rosso marrone così con i flash, eh? Bello. A trotte. E teniamo i 2 mm qua. Sì. Per la chiusura dopo? Ok. Così. Ecco qui. Allora. Ripartiamo. Velocizza di testa roba qua. Cioè, sto qua 3 ore, ci ho filmato da un'ora. Queste qua vanno bene anche luce, come con sole, con... Sì, ma anche con l'acqua trasparente. Ok. Cosa che hai? Sole è meglio, però va bene anche se è nuvolo. Perfetto. Tanto la percepiscono non solo come vista, che Perfetto. devi muovere l'acqua, pelo di acqua, e te che qua mi ci Vai, vorrebbe, tranquillo. e te qua tiro indietro così, e Sì. lo passo da dietro, Ok, e la blocchi. se sì. Adesso tagliamo qua e leggermente qua. Eccola qua. Semplice, bella, Semplice e efficace. efficace. Questa qua sta Perfetto. alta e dopo se si vuole si aggiunge un piombino qua così scende un po' di più. Ok. È importante recuperarla Diciamo che la facciamo velocemente. vedere dopo. Ah, cazzo, ho cancellato tutto. No, stavolta no, perché? Allora, facciamo l'ovetto Kinder, proprio scavare qui al Golia. Qua ancora usiamo un amo dell'otto, però io consiglio un amo ancora più piccolo, quindi dipende anzi cosa vogliamo prendere, perché per le carpe e storioni va bene anche, cosa usi te? Un Un 8, 8? sì, un 8, un 6. Adesso questo È qua un per 6. dimostrazione facciamo vedere che è un 8. Si spiega che se vuoi con le trote basta diminuire la grandezza dell'amo, puoi usare un 12. Ecco, hai già detto tutto. Allora, qua ci sono vari modi per fare l'ovetto. Uno semplice in modo che... Facciamo uno semplice, così siamo in grado di farlo tutti. Allora, qua A grigliarlo. andiamo a grigliarlo nero.
che va bene, nero, e ne prendiamo un pochettino, facciamo così. Ok, lo dividiamo in due, prendiamo un altro pezzo della grandezza uguale a quello di prima e lo dividiamo in due, tac. Ok, allora prima parte, forse ho tagliato un po' di più. Ah, bisogna fare in modo che il filo vada in nella parte centrale dell'amo e dopo facciamo il nodo a metà amo. Perfetto. Ok, dopodiché facciamo un giro, lo teniamo a metà e stringiamo un altro giro, stringiamo e siamo a posto. Dopo lo facciamo sul lato di qua. Ok, stessa cosa, un giro, un altro giro, un altro lato di qua, un giro. Copri tutti e tre i lati e lasci libero sotto. No, lo faccio anche sotto. Anche sotto, ok. Che dopo comunque andiamo a modellarlo. Ok. Track e track. Giriamo. Buttiamo questo qua all'indietro. Ok. Passiamo in mezzo. Ok, così giriamo. Chiudiamo. Nodo di chiusura. Perfetto. Uno. Due. Tre nodi di chiusura. Tre. Ripeto, ci sono tanti modi per fare l'ovetto, questo qua è il più semplice. Beh, adesso l'ho messo un po' troppo, diciamo. Vabbè, ma dopo materiale in eccesso, sì. Lo tagli. Allora, tagliamo sempre più alto per sicurezza, è meglio tagliare in meno che in più. Ok, così. Vedi? Perfetto. È troppo, quindi andiamo a tagliarlo ancora. Lo alziamo e andiamo a tagliarlo. Scusa, ok, la pettinata. Qui le fibre si aprono. Pettiniamo. Se vogliamo farla ancora più piccola, tagliamo un altro po' più. Ok. E adesso andiamo a modellare, a arrotondare un po' la forma. Anche questa è una mosca semplicissima da fare. Qua funziona molto bene. Mi ha fatto vedere tre mosche semplici da costruire, sì, ma efficaci. Tre mosche che possono fare tutti, molto efficaci qua al Golia. Ovviamente dopo bisogna anche sapere un minimo l'utilizzo, quando dopo è meglio usare, eccetera, eccetera. Certo. Eccola qua. Bella compatta. L'amo è un po' coperto, però è cioè una parte morbida. Ecco qui. Perfetto.
prendiamo una trotta. Vai. 10 secondi. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 e mezzo, 10.